la finalità del matrimonio quale dovrebbe essere? Che due persone imparino ad amarsi per sempre, in maniera gratuita, totale, senza condizioni, no? L'amore del Signore è un amore senza condizioni, un amore totalmente gratuito, l'amore che vuole il bene dell'altro fino a consegnare la propria vita per l'altro. Penso che non ci sia un significato più bello dell'amore, no? Volere che l'altro sia felice. Ogni matrimonio è unico, perché unici sono gli sposi. E il Signore certamente vi ha donato tante risorse perché voi possiate metterle al servizio del vostro matrimonio e della vostra famiglia, perché nel Signore voi possiate essere veramente felici.